proseguono i lavori al lab che ospiterà gli atleti australiani a Gavirate. La struttura, che comprende un'area di 7.000 metri quadrati, verrà dotata di sistemi all'avanguardia, tra cui un impianto fotovoltaico che permetterà di produrre un'energia pari a 24.000 kW annui. Il cantiere è stato visitato da una delegazione della provincia di Varese, guidata dal presidente Dario Galli, insieme al direttore dell'Australian Institute of Sport Steve Jones e dal sindaco di Gavirate Felice Paronelli. Ovviamente questa è una struttura estremamente importante per questa collaborazione tra la provincia di Varese e di fatto, anche se sembra così, fa un po' impressione a dirlo, però di fatto con lo Stato australiano, comunque con la Confederazione australiana, perché comunque proprio lo si sta trattando direttamente con i massimi livelli dei responsabili dello sport australiano. Quindi oltre ovviamente a questa cosa che già di per sé dimostra insomma la dimensione del progetto, però è all'interno di quello che la nostra visione di promozione ambientale del territorio, quindi una promozione legata a tutte le attività che apprezzano l'ambiente, che apprezzano le cose belle da vedere, da fare, da vivere, come sono appunto per esempio da noi gli sport legati al territorio, in questo caso legato all'acqua, come il canottaggio, che è proprio uno sport di grande tradizione nel nostro territorio. The Australian Sports Commission appreciates the opportunity that we've been given by the Comune and by the province to occupy this site. Not that we occupy it yet, but we will by the end of this year. And we will have a range of different sporting teams, both Australian teams, Australian Institute of Sport teams, and individual athletes who will occupy and use this facility and this province, or with the other facilities within this province, over the next 10 years or more. So we certainly remain committed to the occupation and use of this facility, and we look forward to participating in life in the province in the future. La Palude Brabbia è un nuovo punto di osservazione per studiosi e cittadini. Il capanno su piattaforma galleggiante nella zona di riserva integrale a sud della palude. Il capanno, appena inaugurato, è stato realizzato grazie al progetto Natura 2000 VA e grazie al sostegno di Provincia di Varese, Fondazione Cariplo e LIPU. La struttura è raggiungibile esclusivamente accompagnati da personale LIPU, con un'altra piattaforma a fune che collega la sponda con il capanno. Per informazioni e visite consultate il sito www.lipu.varese.it. Quindi un esempio direi importante di collaborazione fra enti territoriali, Provincia di Varese, Fondazione Cariplo e evidentemente LIPU, che mette il proprio know-how gestionale in questa che diventa ancora di più un'oasi naturalistica e quindi un punto ancora più importante per la nostra provincia, per la salvaguardia ma soprattutto per una valorizzazione di un territorio che evidentemente ha delle eccellenze che meritano di essere valorizzate, e noi come amministratori abbiamo questo compito fondamentale, cioè di tirar fuori dal nostro territorio ciò che di bello c'è. E diciamo che da questo punto di vista come amministratori siamo facilitati, perché in questo territorio di cose belle ce ne sono veramente tante. La provincia di Varese riqualificherà la strada Maccagno, Lago Delio e Forcora. Obiettivo: salire in Forcora al Lago Delio in modo più agevole. Il collegamento, alternativo all'attuale SP5, garantisce una salita più comoda e piacevole per via della sede stradale più ampia e panoramica. Il bando 2010 di promozione turistica, disposto da Provincia di Varese e Camera di Commercio, è aperto. È possibile accedere al bando e a tutte le informazioni collegandosi al sito www.vareselandoftourism.it, alla sezione Informazioni, bandi per progetti di promozione turistica. Con una serata all'insegna del volley femminile, la provincia di Varese ha festeggiato le campionesse della Yamamai, che hanno appena conquistato la Coppa Europea CEV. Ad accogliere la squadra, con tutti i dirigenti e lo staff tecnico, c'era un folto gruppo di autorità provinciali guidate dal presidente Dario Galli, insieme al sindaco di Busto Gigi Farioli e al presidente del CONI Fausto Riglio. I video e le ultime notizie dalla provincia di Varese sono sul sito www.provincia.va.it.